locali per quanto hanno fatto affinché questo giorno arrivasse, e mi riferisco alla provincia che ha fatto i lavori di manutenzione straordinaria in questo convitto. Poi quando entrerete, spero presto perché per il momento non possiamo accogliervi tutti, vedrete qui, mentre il Comune si è impegnato tantissimo nei plessi di San Filippo e di Pietà. Senza questi lavori di manutenzione straordinaria non sarebbe stato possibile oggi accogliervi. Devo ringraziare anche doverosamente l'avvocato Cotroneo, presidente dell'ente morale San Filippo Neri, che ha messo a disposizione delle scuole dell'infanzia e primaria i banchi che prima erano a San Filippo Neri, senza i quali probabilmente avremmo avuto qualche difficoltà. Noi i banchi li abbiamo chiesti al Ministero ma ancora non arrivano. Nell'attesa però abbiamo allestito, con la solidarietà di una comunità beneventana che si è spesa tanto, ma proprio tanto, per arrivare a questo giorno. E mi permetto di dire che anche la settimana in più che il sindaco ci ha consentito di avere è stata fondamentale per poter allestire al meglio tutti gli edifici scolastici. Detto questo, sarà un anno eccezionale, un anno difficile, noi di questo siamo molto consapevoli, però io mi permetto di dire una cosa. Siamo abituati a dire speriamo, auspichiamo, come se il tempo del futuro fosse il tempo della speranza. Il tempo del futuro è un tempo come tutti gli altri, è il tempo che noi dobbiamo costruire, e noi ce la stiamo mettendo tutta per costruire questo tempo come vogliamo, e sono certa che ce la faremo con il vostro aiuto. Prima di salutarvi e di passare il microfono al sindaco, mi corre l'obbligo. Non sono ultimi nei miei ringraziamenti, sono ultimi solo per una questione di, come dire, osservanza delle forme, ma nella sostanza, senza l'aiuto di tutto il personale scolastico di questa scuola, e mi riferisco ai collaboratori scolastici, ai docenti, al personale amministrativo, a tutte le figure che ruotano intorno a noi, noi oggi non saremmo qui. Il lavoro fatto da loro è stato un lavoro intenso, continuo, disinteressato, generoso, come quello di tutti noi. Quindi vi chiediamo in cambio una piccola cosa. Noi vi offriamo la nostra professionalità e la nostra, come dire, il nostro impegno, la nostra umanità, ma abbiamo bisogno che voi ci diate la vostra, senza la quale non andremo da nessuna parte. Quindi vi chiedo di osservare delle piccole regole e aiutarci in questo anno che appare difficile ma non impossibile. Vi ringrazio molto. Grazie molto e buona giornata a tutti, buon inizio di anno scolastico. Come ha ricordato la dirigente professoressa Muco, questo sarà un anno davvero eccezionale che ricorderete quando avanzerete nella vita, per la semplice ragione che sarà incredibilmente straordinario, per la portata, per i sacrifici, per i drammi vissuti in giro per il mondo. Però dobbiamo essere molto forti, molto sereni, molto saggi. Io voglio farvi un ottimo augurio, innanzitutto salutando i ragazzi che sono protagonisti, e saluto loro e assieme a loro, a partire dall'ottima preside, tutte le insegnanti, il personale dell'ATA, poi saluto le famiglie che debbono collaborare. E ringrazio molto la preside per le parole che ha detto qualche tempo fa qua avanti, in maniera esagerata, per un arrembaggio di natura elettoralistica per il prossimo anno, ho visto bambini, e io qua per dire che bisognava, assieme ai genitori, poveretti, trascinati da loro, a dire che bisognava aprire a tutti i costi il 24 di settembre. Con molta correttezza istituzionale, con molto garbo, dal punto di vista della familiarità, di un lessico che è quello di chi si rende conto dei problemi, si capaci di questi problemi, la presa ha ricordato che noi eravamo pronti, ma una settimana in più serviva, come ha ricordato, con molta accuratezza rispetto alla verità. È servita questa settimana per evitare il broncio successivo, eccessivo da parte di tanti, per fare in maniera tale che fossero meno viziose le porte d'ingresso in questo anno eccezionale, drammaticamente eccezionale. Voglio dire alle famiglie di collaborare con la scuola, collaborare perché a volte vede che c'è un atteggiamento un po' delle famiglie che sovraccede. Se magari un bambino viene valutato in un certo modo, la famiglia ritiene che sia non saggio. Io ricordo mio papà, che era insegnante elementare, quando andavano da lui le famiglie in paese,
Dicevo, professore, mi raccomando, faccia di più, ma con la forma di collaborazione che deve essere quella che rende comunità. Noi dobbiamo vivere quest'anno eccezionali in comunità, in solidarietà tra di noi, perché se c'è questa comunità, questa solidarietà, noi vinceremo anche le resistenze che questo terribile terremoto virale ci procura ormai costantemente. Siamo attenti, è inutile che io dica parole fuori dal credo della verità. Non saranno tempi migliori quelli che arriveranno. La tempesta perfetta che si inquadra, secondo gli scienziati virologi e alcuni miei amici, sottolineo che a fine ottobre, novembre, incroceremo l'influenza stagionale e il virus che rimane intorno a noi. E il contagio aumenta. Noi siamo anche nella città di Benevento, nella provincia, per quanto siamo tra le città e le province ancora meno fustigate dalla presenza virale, però abbiamo di gran lunga, preside, molti più contagi oggi di quanti avevamo durante il periodo lockdown. Il che significa che tutti dobbiamo stringerci e regolarci secondo criteri comportamentali che sono quelli delineati nell'asciuttezza di una familiarità alla quale ormai siamo adusi e abituati. Nel senso, la mascherina, il lavaggio costante, il gel, sono le uniche forme di dotazione fino a quando arriverà il vaccino per evitare e incrociare momenti terribili. Certo, è inutile dire la non verità. Noi abbiamo lavorato, lo sa la preside, l'altro giorno, facendo credo un'ottima riunione, ci siamo ritrovati per rendere plausibile, laddove ci fosse una vicenda che tocca un bambino, un insegnante, avere una forma di scorrimento. Abbiamo chiesto l'autorizzazione all'ASL e ha concesso l'ASL di avere un numero dedicato alle scuole, in modo tale che laddove interviene qualcosa si possa subito intervenire senza avere affanno o preoccupazione. Certo, potremmo avere anche, come tante scuole italiane, una presenza di contagio, si delinea una forma di quarantena per chi c'è. Pensate, fino anche il Senato della Repubblica chiude, perché purtroppo anche là si sono verificati alcuni casi clamorosamente drammatici che hanno riguardato alcuni senatori contagiati da questo benedetto e maledetto virus. Lo voglio dire a tutti che bisogna guardare in fondo, bisogna preoccuparsi, occuparsi in modo particolare, lavorare in combinazione con le insegnanti e con la preside. Insomma, dobbiamo delineare un futuro in progressione. Non dobbiamo accettare che l'emergenza diventi la normalità. Come io vado dicendo, noi dobbiamo lavorare nella normalità sapendo che c'è l'emergenza. Se noi sguarniamo questo e ci preoccupiamo che non c'è l'emergenza, finiamo per essere in grande, enorme difficoltà. E allora le movite, tutto questo, non, gli interessi a me non appartengono. E come oggi vedo che quando io chiudo presi la domenica si incavolano in molti perché non camminano le macchine o molte macchine. Poi arriva il dato che Benevento è qualificata per una presenza di aria non buona, di aria non pulita nella città, per questa irrefrenabile presenza delle macchine, ma soprattutto anche di altri fattori. E io quindi anche su questo, poiché muoiono in Italia ogni anno 60.000 persone per le polveri sottili, non voglio che ci siano morti come invece capita anche a Benevento. Io soffro di queste cose avendo l'asma bronchiale ricorrente e quindi so, è la sofferenza di bambini piccoli che hanno questi problemi, molte mamme mi hanno chiamato a volte per dire che si fa per i miei bambini, per le persone più anziane, quindi sarò inflessibile su questo, non me ne frega nulla degli interessi, come in questo caso. L'unico mio problema, come quello delle presidi che è della, diciamo, della dirigenza scolastica, sta quello di guardare ai bambini, alle insegnanti, per dare il massimo di opportunità e di serenità per quello che è comprensibile in questo momento. Questa sarà l'unica mia via latte alla quale mi farò riferimento. Gli interessi sono scansati. Se si chiude a l'una di notte o a mezzanotte per quanto riguarda i bar e i ristoranti, quello è la norma, non c'è nulla da fare. Prima viene la salute rispetto a ogni altra cosa. Voglio che i bambini e le persone anziane vivano in serenità. Noi siamo stati, lo voglio ricordare qua preside, la città d'Italia che ha fatto il massimo di screening possibile. Abbiamo fatto 8.000 screening per quanto riguarda il vaccino nasale. Abbiamo fatto 4.000, di cui 2.000 le persone anziane, per quanto riguarda il sierologico alla città di Benevento. Noi continuiamo su questa scia. Ho visto oggi, prese vale anche per voi, che se i ragazzi, le famiglie vogliono fare lo screening, possono farlo e quindi la Regione interviene da questo punto di vista, o credo il Governo nazionale. Quindi facciamo. Io andrò dopo di qua a farmi il vaccino antinfluenzale come testimone. Consiglio a tutti, secondo quanto mi dicono questi miei amici del CTS, consiglio alle persone anziane in modo particolare,
consiglio a tutte le famiglie, consiglio anche ai bambini, perché ho chiesto per i miei nipotini se bisognava fare l'antinfluenzale che capita quest'anno, consiglio a tutti di fare l'antinfluenzale per evitare che ci sia questo accoppiamento straordinario e drammatico che arriverà di qua a qualche mese. Quindi vi prego, vi scongiuro, fate questo in nome e per conto della salute dei vostri figli e di voi stessi. Con questo il mio ringraziamento alla preside, alle insegnanti, a tutti, anche a Silvana, a tutti quanti voi, con molta familiarità, con molto affetto. La preside sa che in qualsiasi momento può chiamarmi, come voi potete chiamarmi, ho dato il mio numero a tutti, in qualsiasi momento il sindaco c'è. Buona vita a tutti e buon anno scolastico a tutti.